La scuola può fare innovazione quando non ha paura dell'innovazione. Significa non rinunciare a cambiare. Significa preparare i nostri giovani ad immaginare il futuro. Fare il passo del cavallo, due passi nella tradizione e un passo a lato nell'innovazione. Non servono tecnologie speciali, ma cuore e competenza. La scuola deve sperimentare anche dei metodi di insegnamento non convenzionali. Investire sulla formazione degli insegnanti. Quindi una formazione solida, sia per selezionare il personale in ingresso che per sostenerne poi la professionalità durante tutto il loro percorso lavorativo. E allontanarsi una volta per tutte dal porto ormai in disarmo della semplice trasmissione dei saperi. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro 28esimo giorno di festival. Ci siamo appunto nell'ultima settimana del nostro festival. Tengo a dare particolarmente il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze che si sono collegati su invito dei loro docenti su YouTube. Quindi benvenuti anche a voi a un appuntamento speciale di un ciclo speciale dedicato all'arte, e oggi scopriremo che o perché tutta l'arte è contemporanea. Abbiamo degli ospiti di rilievo ai quali passerò la parola entro brevissimo, e quindi vi do quelle che sono le indicazioni per poter vivere a livello organizzativo e tecnico il webinar nel modo migliore possibile. Ovviamente queste sono le indicazioni a cui i nostri docenti sono ormai abituati. Raccomando invece ai ragazzi e alle ragazze collegate di fare riferimento a quello che gli è stato detto in classe, fisica o virtuale, dai loro insegnanti, proprio perché magari potrebbero esserci alcune differenze rispetto a quello che racconterò io. Per cui le indicazioni personalizzate dei vostri insegnanti sono quelle che valgono. Le nostre raccomandazioni invece sono quelle di trovare un posto tranquillo, informare le persone che avete vicino che sarete impegnati per la prossima ora e mezza, di tenere a portata di mano tutto quello che vi può servire, di modo da non avere poi necessità durante l'appuntamento di allontanarvi dal dispositivo con il quale siete connessi. Vi ricordiamo che questo appuntamento sarà disponibile in registrato da rivedere, e che al termine dell'appuntamento i docenti riceveranno in area personale le slide che vedranno presentate oggi, per cui non sarà necessario prendere appunti rispetto a quello che vedrete presentato. Come dicevo prima, invece, ragazzi, se i vostri docenti vi hanno chiesto di prendere appunti per poi farci un lavoro sopra, seguite le loro indicazioni. La terza cosa riguarda un po' la qualità tecnica del nostro appuntamento, quindi vi consigliamo, se ne avete la possibilità, di utilizzare delle cuffiette e magari fare una piccola verifica della connessione internet. E l'ultima cosa che teniamo alla fine, proprio perché è quella a cui teniamo maggiormente, è la raccomandazione a partecipare. Per cui potete sicuramente ascoltare quello che i nostri relatori hanno da raccontarci, ma potete anche fare le vostre domande, quindi i ragazzi passeranno le domande ai docenti, che le scriveranno nella loro interfaccia cliccando sul bottone con il punto di domanda che trovano nel lato destro. Come vi dicevo prima, l'appuntamento sarà anche registrato, per cui potete tranquillamente invitare i colleghi che non abbiamo raggiunto per tempo, per invitarli oggi, a cercare il registrato sul sito del festival nella sezione dei registrati, e perché no, magari usare qualche pezzo della video lezione che sarà disponibile in registrato su YouTube anche con le classi che non si sono potute collegare oggi. Io ho terminato con le indicazioni tecniche, quindi vado a salutare i nostri relatori di oggi. Buongiorno a tutti. Allora, come vedete, ci sono collegati con noi oggi Enrico De Pascale, che è docente, critico e storico dell'arte, ed è l'ideatore e il curatore di questo progetto di webinar di arte, che abbiamo proprio voluto chiamare con un gioco di parole webinar. Buongiorno professore, benvenuto. Ok. Non la sentiamo, però tanto ci sentiremo sicuramente con calma dopo. Poi vedete, eccola, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno. Poi vedete, c'è Ernesto Luciano Francalanci, che è studioso di storia dell'arte, autore di saggi di storia dell'arte, di estetica e di critica. Ha appena pubblicato con De Agostini un corso di storia dell'arte per i licei che ha intitolato Dell'arte. Ha insegnato storia dell'arte contemporanea all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti, sempre di Venezia, e poi in diverse altre università. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi.
E poi un altro ospite, l'ultimo ospite di oggi, è il professor Lorenzo Balbi, che è direttore artistico del Mambo, che è il Museo d'Arte Moderna di Bologna dal 2017. Il 2017 è proprio l'anno in cui ha assunto il ruolo di responsabile dell'area arte moderna e contemporanea dell'istituzione Bologna Musei, alla quale afferiscono appunto, oltre al Mambo che abbiamo già citato, Villa delle Rose, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica e Residenza per gli Artisti Sandra Natali. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, grazie ad Agostini Scuola, al professor De Pasquale. Benissimo, siccome serve un esperto d'arte per parlare d'arte, io passo la parola al professor De Pasquale, che vi introdurrà sicuramente meglio di me. Buon webinar. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. Eccoci qua, siamo all'ultimo appuntamento di questo ciclo di webinar dedicato all'arte, in occasione della pubblicazione di questo manuale di storia dell'arte tanto atteso per i licei, scritto e realizzato da Ernesto Francalanci, che saluto e che ringrazio, come saluto il caro amico Lorenzo Balbi, che ho invitato appunto in quanto giovane direttore del Mambo, uno dei più importanti musei d'arte moderna d'Italia, e in particolare attento, ed è questa la cosa che ce l'ho segnalato, insomma, nel panorama articolato che potevamo indagare su questo fronte, particolarmente attento appunto a coltivare il rapporto con le scuole e con le giovani generazioni. Perché il tema di questa volta appunto è l'arte contemporanea. Il titolo, un po' provocatorio se vogliamo, tutta l'arte contemporanea si presta a molteplici interpretazioni. Per esempio, è del tutto evidente che tutta l'arte contemporanea, nella misura in cui è ancora oggi un'arte che ci interroga e che ci pone questioni che sono le questioni di sempre della storia dell'arte. Quando guardiamo un'opera d'arte antica, se è un'opera che ci interessa, ci appassiona, proprio perché tratta i temi che sono gli stessi temi che l'arte ha sempre trattato nel corso dei secoli, sia pure in forme diverse. Ma si può intendere anche in un altro modo. Una volta il grande storico dell'arte Ernst Gombrich ebbe a dire che ogni nuova autentica opera d'arte ci induce a rileggere tutte le opere d'arte che l'hanno preceduta. Quindi è come dire che la scultura di Maurizio Cattelan, che è stata installata, come sapete, a Piazza Affari a Milano, è un'opera d'arte pubblica, in questa misura ci induce a rileggere tutte le opere d'arte pubblica che sono state realizzate nel corso del tempo. È soltanto con questo tipo di approccio che è possibile avvicinarsi all'arte contemporanea, che è un tema, come sappiamo, delicato, complesso, nella misura in cui nella scuola di oggi, io lo so per esperienza, fa fatica ancora a imporsi nell'insegnamento, un po' per le ragioni pratiche che conosciamo tutti, la difficoltà cioè a completare i programmi in tempo utile. Io, molti colleghi miei mi raccontano ogni anno che con fatica riescono ad arrivare a un certo punto cronologico del programma e raramente si riesce ad arrivare ai tempi, diciamo, dell'attualità. Ci sono poi alla fine i tempi che in realtà ai giovani interessano particolarmente, perché sono poi loro quelli che capiscono perfettamente che è il linguaggio dell'arte contemporanea quello che gli consente di capire meglio il mondo in cui si trovano. E infine questo titolo riecheggia, come ben ha dimostrato e sentirete più tardi il professor Francalanci, riecheggia un'opera celebre di Maurizio Nannucci, di cui esistono vari esempi. Uno è appunto a Berlino, al Museo di Antichità, un altro si trova sulla Gamma di Torino, che è All Art Has Been Contemporary, che tradotto significa tutta l'arte è stata contemporanea. Quindi l'invito è a considerare, a volte ce lo dimentichiamo, che l'arte, quando è stata creata anche nel V secolo avanti Cristo, in quel momento era arte contemporanea. Quindi si misurava con i problemi e i temi di quella società. E anche questo è un insegnamento che, a mio avviso, va tenuto in considerazione. Detto questo, lascio spazio adesso ai due video che ascolteremo e vedremo insieme per poter poi commentare eventualmente con le vostre domande, che speriamo arrivino numerose. Grazie a tutti, grazie. Buongiorno a tutti, grazie ancora a De Agostini Scuola per questo gradito invito. Mi è stato chiesto un po' di parlare della performance, di parlare della performance come metodo, come medium di espressione artistica, e in particolare di farlo con attenzione ad alcune performance o alcuni eventi legati alla performance collegati al museo che dirigo e in generale alla città dove lavoro, che è Bologna.
Perché questo? Perché Bologna è una città particolarmente legata alla sperimentazione nell'ambito della produzione artistica, nell'ambito della ricerca, in ambito della produzione di arti visive, e proprio grazie a questa grande capacità di attrarre i fenomeni più urgenti e più nuovi della contemporaneità internazionale, fu la prima città in cui in un museo pubblico, appunto la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si dedicò un format, quello che oggi chiameremo una sorta di festival, alla performance, a questo medium artistico che negli anni 70 suonava ancora come avanguardia, come pura sperimentazione. Ecco, in un momento in cui gli artisti cominciavano a imporsi anche a livello internazionale utilizzando questo medium, a Bologna, grazie al lavoro di Renato Barilli, coadiuvato dalle sue braccia destra e sinistra, Francesca Alinovi e Roberto Daolio, la Galleria d'Arte Moderna, che inaugurò il 1° maggio del 1975 con il direttore Franco Solmi, decise di dedicare uno spazio, con un gesto decisamente avanguardista e decisamente avanti anche come lettura dei tempi, proprio alla performance. C'è una caratteristica peculiare, cioè che questa settimana internazionale della performance, quindi questo evento che ricordiamo ancora oggi come un evento seminale per la trattazione della performance in Italia, avvenne nel 1900, la prima settimana internazionale della performance fu portata avanti nel 1977, a giugno del 1977, ed era il periodo in cui in città si organizzava Arte Fiera, la fiera dedicata all'arte moderna e contemporanea, una delle più importanti fiere internazionali, una delle più antiche, storiche fiere dedicate all'arte moderna e contemporanea. Cosa successe? Che quindi fu proprio l'ente fiera a supportare, a finanziare un evento nella limitrofa Galleria d'Arte Moderna dedicato a questa nuova pratica artistica, e incaricò di svolgere questo lavoro proprio al professor Renato Barilli. La committenza della fiera era molto particolare, perché se da un lato finanziava con 20 milioni di lire, come ci ha testimoniato anche recentemente Renato Barilli, questa impresa, questa novità totale, i curatori, appunto Barilli, Novi e Daolio, erano costretti, diciamo, da contratto ad ospitare all'interno di questa manifestazione anche eventuali proposte per performance che venivano dalle gallerie che esponevano in Arte Fiera. E questo poi successe, ma con grande anche piacere dei curatori, perché si aggiunsero delle importanti performance di artisti internazionali. Ma cosa è successo? Questa settimana internazionale della performance, il primo momento in un'istituzione pubblica dedicata esclusivamente a questo medium, passò agli onori della cronaca per la partecipazione di quelli che poi sarebbero diventati alcuni dei maestri, alcuni degli artisti più importanti nell'ambito di questa sperimentazione artistica. E sicuramente la performance più conosciuta, gli artisti più conosciuti che furono protagonisti di questo evento sono stati Marina Abramovic e Ulay. La performance in particolare che tutti forse ricordano, comunque quella più conosciuta della prima settimana internazionale della performance, fu proprio Imponderabilia. Imponderabilia era sostanzialmente un'azione performativa che fu svolta durante l'apertura della settimana internazionale della performance, proprio come si vede dall'immagine, nella porta di ingresso della Galleria d'Arte Moderna di Bologna. La porta era stata ristretta con due semplici volumi bianchi che restringevano il passaggio, in modo da renderlo un passaggio obbligato e anche un passaggio ristretto nella sua percorribilità. E gli artisti, appunto una giovane Marina Abramovic con il suo compagno di allora, Ulay,
stavano completamente nudi, come si può vedere dalle immagini, uno di fronte all'altro, fissandosi negli occhi e rendendo l'accesso al museo, prendendo l'accesso alla galleria d'arte moderna impossibile se non strusciandosi e quindi prendendo proprio posizione tra i due corpi per entrare. Questa performance fu organizzata e le testimonianze si trovano anche online, anche vi consiglio una recentissima intervista che fa parte di un format del Mambo, 2 minuti di Mambo con Renato Barilli, fu anche una piccola conquista dal punto di vista del museo, perché il nudo e quindi avere persone e artisti nudi all'interno di uno spazio espositivo era ancora abbastanza una novità, mentre era completamente sdoganato il nudo all'interno del teatro, della danza contemporanea, del cinema. Negli spazi espositivi il nudo era ancora una novità, un elemento di novità, e quindi i curatori di allora dovettero ottenere le necessarie autorizzazioni per fare questa performance. Come riportano le cronache del tempo, questo appunto per onore di cronaca, questa performance durò in realtà solamente alcune ore, 2 ore, dopodiché intervennero i carabinieri e i due artisti dovettero rivestirsi e anche subirono il sequestro del passaporto. Ma in quelle 2 ore fu realizzato un evento fondamentale. Questa performance, ricordiamo che in quel momento le azioni negli anni 70 sul corpo degli artisti, la body art e molti artisti riflettevano sull'uso del proprio corpo come mezzo di espressione. E anche Marina Abramovic e Ulay lo facevano, e lo facevano in queste performance in cui mettevano in discussione anche le proprie sensazioni, il dolore fisico portato sopra i loro corpi. In questa performance c'era una forte valenza dell'azione, dello strusciamento del pubblico sui corpi. Come vedete da questa immagine, addirittura, sebbene fossero molto vicini, si avvicinavano ancora di più quando passava qualcuno, proprio perché il senso del lavoro era questo contatto, il dover strusciarsi, il dover imprimere la propria forza, il proprio corpo sul corpo dell'artista e quindi, dopo molti passaggi, anche lasciarne le tracce delle fibbie, delle cinture, dei bottoni che inevitabilmente strofinavano sul corpo vivo e nudo dei due artisti. Non ultimo, questo era un lavoro in cui tutte le persone che si approcciavano e che quindi si avvicinavano all'ingresso nella Galleria d'Arte Moderna dovevano scegliere da che parte girarsi, perché inevitabilmente dovevano prendere, non si poteva passare, diciamo, frontalmente, si doveva decidere da che parte girarsi, da che parte stare frontale, a chi dare le spalle tra l'uomo e la donna. E questo provocava ovviamente uno stato di imbarazzo, di complicità nel pubblico. Si parla di arte relazionale. In questo caso la relazione fisica e la relazione anche sentimentale tra il pubblico e gli artisti diventava veramente palpabile e provabile. Una caratteristica fondamentale di questo lavoro, ma che spesso non viene ricordata e non viene riportata anche nei testi, è quella che la performance e comunque l'installazione si componeva, oltre di questo elemento ovviamente fondamentale del passaggio obbligato e della presenza stessa fisica degli artisti, anche di una seconda parte all'interno dei locali della Galleria d'Arte Moderna di Bologna, che era un monitor collegato a una telecamera di sicurezza, non esistevano le webcam, a una telecamera di sicurezza che puntava proprio
sull'azione dall'ingresso. Quindi, tra l'altro, questo è un video che fa parte della collezione del museo, del Mambo, e si può vedere anche nella sezione della collezione permanente dedicata alla performance, e si vedevano le reazioni del pubblico. Quindi aveva questa azione aveva una duplice ricaduta. Da un lato c'era ovviamente la presa di posizione personale, intima e anche singola, perché non si poteva prevedere di passare più di una persona per volta. Dall'altra si creava una piccola folla all'interno della Galleria d'Arte Moderna a guardare che cosa succedeva a quelli che passavano dopo. Quindi l'esperienza appena vissuta diventava esperienza collettiva di fronte a un video in cui ovviamente la curiosità era quella di vedere chi passava, come si relazionava con i due attori, i due artisti, e quindi da che parte anche si direzionava. Questa è sicuramente una delle performance più conosciute e famose della Settimana Internazionale della Performance, uno dei pezzi, dei caposaldi anche del lavoro di Marina Abramovic e Ulay, e anche della collezione del museo. Ma la Settimana Internazionale della Performance coinvolgeva moltissimi artisti, alcuni tra i più importanti appunto del panorama internazionale di ricerca su questo specifico medium. E una delle performance più note, oltre a quella di Marina Abramovic e Ulay, fu ad esempio, ma non ho possibilità di dilungarmi, quella di Hermann Nitsch che fece una delle sue grandi dei suoi grandi rituali con queste carcasse di animale, tantissimi litri di sangue, una sorta di rituale religioso che per giunta fu fatto in una chiesa sconsacrata, in cui per diverse ore questi grandi sacerdoti, questi grandi corpi che lui con grandi tuniche inscenava anche come maestri di cerimonia di questa cerimonia sacra e santa, facevano queste azioni direttamente sulle carcasse degli animali. Oppure, in una veloce carrellata, altre azioni furono quella di Vettor Pisani, Il coniglio non ama Joseph Beuys, sempre nella prima Settimana Internazionale della Performance, con questo coniglio negli spazi della Galleria d'Arte Moderna, quella al pianoforte di Giuseppe Chiari, o quella di Geoffrey Hendrix e Brian Gutzack, che fu anche questa ospitata nella grande sala centrale della Galleria d'Arte Moderna. Vi sto parlando di un edificio, vi sto parlando di un luogo che vedete nell'immagine, che adesso non è più la sede del museo, in quanto questo edificio, appunto la GAM di Bologna, come adesso la conosciamo come l'ex GAM di Bologna, fu un edificio costruito nel 1975 dall'architetto Leone Pancaldi in zona fiera, come anche centro di un processo di rinnovamento urbano di una specifica zona di Bologna, in cui simbolicamente si andava a espandere la città, e come edificio simbolo, edificio centrale di questo rinnovamento, di questa espansione, c'era proprio un museo di arte moderna e contemporanea. Ricordiamo che la GAM di Bologna fu il secondo edificio in Italia a venire costruito specificatamente per diventare un museo di arte moderna e contemporanea dopo la GAM di Torino. Fu simbolicamente inaugurato il 1 maggio del 1975, e solo dopo 2 anni da questa inaugurazione ci furono queste grandi performance che vi ho appena accennato. Dico che questo edificio non è più quello che utilizziamo, perché dal 2007 l'istituzione Galleria d'Arte Moderna ha cambiato nome, è diventata il Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, e ha cambiato edificio, si è spostata, tra virgolette, in centro città, si è spostata dentro le mura, e dal 2007 è ospitata dall'edificio che tutti a Bologna conoscono come ex Forno del Pane, proprio vicino alla stazione ferroviaria di Bologna, a pochi passi dal centro di Bologna, edificio costruito nel 1915 per essere un forno del pane in cui veniva cotto e venduto pane a prezzo calmierato durante la prima guerra mondiale, che poi ha subito molti
diverse destinazioni d'uso negli anni, fino appunto a diventare la nuova sede della Galleria d'Arte Moderna dal 2007, dopo un processo di rinnovamento, restauro e rifunzionalizzazione a firma dell'importante architetto italiano Aldo Rossi. Il processo di riqualificazione del Mambo nella zona appunto del centro città fa parte di un processo più ampio, che è quello della manifattura delle arti, e che, sulla scorta di quanto succede in molte città europee, punta a creare un vero quartiere delle arti di Bologna. Infatti, nella manifattura delle arti, oltre al Mambo, il Museo d'Arte Moderna, ci sono anche importanti altre istituzioni culturali della città, come la Cineteca di Bologna, il DAMS dell'università, diverse gallerie pubbliche e private che si occupano appunto dello sviluppo dell'arte contemporanea. Ma durante insomma questa piccola pillola, diciamo, sulla performance in ambito bolognese, ho voluto un po' citare la prima e l'ultima volta che questa istituzione si è occupata nel tempo del tema della sperimentazione dei formati della performance. E quindi facciamo un salto temporale molto lungo, e dal 1977 passiamo a gennaio scorso, passiamo al 2020, quindi siamo nel periodo immediatamente precedente la pandemia, immediatamente precedente il lockdown, che ha causato ovviamente la chiusura, sebbene vi parlerò di come in qualche modo mi piace pensare e dire che il museo non abbia mai chiuso, degli spazi espositivi al pubblico. Nel gennaio del 2020, in occasione anche qui della Settimana dell'Arte Bolognese e di Arte Fiera, come consuetudine al Mambo abbiamo inaugurato una nuova mostra. La mostra si intitolava Again and Again and Again End, con questo titolo, diciamo, molto lungo e in loop, e questa mostra faceva una riflessione, era una collettiva tematica, una mostra che comprendeva i lavori, le opere di 6 artisti, uno italiano, Luca Francesconi, e altri 5 internazionali provenienti da tutto il mondo, e aveva questo tema e poneva una riflessione sul tema della ciclicità del tempo, sul tema della ripetitività, del loop nella vita quotidiana, implicando aspetti diversi che vanno da quelli storici, religiosi, filosofici, fino a riflessioni sulla ciclicità nelle culture, sulla rotazione dei terreni, e anche sui non luoghi, i luoghi dove la ciclicità del tempo diventa ciclicità anche dello spazio. E tutta la mostra in qualche modo dipanava e prendeva posto da una grande installazione centrale, una installazione che vedete in queste immagini, occupava quasi per intero tutta la grande sala delle ciminiere del Mambo, che è la sala più importante del nostro spazio espositivo, dove ancora sono visibili le ciminiere del forno del pane. E questa grande installazione era una sorta di grande scenografia, smaccatamente attenta a sottolineare alcuni cliché, che riproduceva nelle sembianze una sorta di esterno e interno di un villaggio, di un paesaggio francese, della campagna francese degli anni 50. Come vedete, era composta da due grandi abitazioni, una, questa verde che vedete nell'immagine, a due piani, in cui nel piano terra era riprodotta una sorta di taverna, una sorta di piccolo bistrò francese, con tanto di tavolini apparecchiati, probabilmente di mattina, quindi in un orario di chiusura di questo bistrò. Al piano superiore c'era una cameretta di una giovane ragazza, e quindi una cameretta da letto con
anche gli oggetti personali di questa giovane ragazza che si poteva supporre essere forse una cameriera al lavoro nel bistrò del piano sottostante, e invece una piazza appunto con il dehors di questo bar e una fontana divideva questa abitazione da una seconda abitazione, invece questa di stampo decisamente più borghese, con un arredamento più curato, nella quale si muoveva invece un ragazzo che si poteva presumere essere il figlio di una signora ricca e che aveva ereditato questa abitazione dalla madre, tant'è che nella soffitta al piano di sopra si vedevano anche possibili possibili mobili e fotografie della madre, e lui si muoveva molto elegantemente, distintamente in questa abitazione al mattino in veste da camera, strimpellando qualche nota al pianoforte. Il pubblico della mostra ovviamente poteva entrare in questa sala, poteva anche entrare in contatto con questi due attori, con questi due performance che si muovevano all'interno di questa enorme scenografia di oltre 45 metri di lunghezza per quasi 10 metri di altezza, e poteva girando carpire tutti i dettagli di questa scenografia, che era assolutamente calibrata in ogni singolo dettaglio, fino ad arrivare ai giornali lasciati sulle poltrone o all'interno del bistrò, la musica che questa ragazza sentiva tutte le mattine al suo giradischi, eccetera. E girando attorno a questa scenografia, ovviamente il pubblico entrava a far parte dell'opera, entrava in contatto diretto con gli attori, con gli artisti, e in qualche modo faceva parte di questo grande loop. E si rendeva conto ancora di più che questa è una scenografia, quindi diciamo il tentativo di rottura della finzione scenica in questo caso faceva parte dell'opera, per cui girando attorno si vedevano anche gli artifici scenici, quindi le luci da scena, le casse che riproducevano il cinguettio degli uccellini, che ovviamente non c'erano essendo all'interno di una sala di museo del mattino possibile in questo paesaggio francese, o la pompa dell'acqua che mandava in azione la fontana. Quindi chi entrava e si trovava misteriosamente in un set cinematografico teatrale, in cui lui stesso entrava quindi non solo come spettatore ma anche come attore, ma in cui si muovevano questi due attori. E che cosa succedeva? La scena durava circa 3 minuti, in cui questo ragazzo, appunto svegliatosi la mattina in modo molto altezzoso, cominciava a suonare il pianoforte, non essendo molto capace di strimpellare il pianoforte, quindi solo 4 note, poi andava nella sua cucina e si beveva un bel caffè con un croissant. Allo stesso momento lei, questa bella ragazza giovane, al primo piano di questa casa sopra il bistrò, si svegliava in modo anche molto provocante, molto sexy, si vestiva, si allacciava al reggicalze in questa bella console toeletta che aveva nella sua cameretta, sentiva la musica che Lemaire attraverso il suo giradischi, e dopodiché vedeva dalla finestra che nella casa vicina stava succedendo qualcosa. Quindi lui vede lei attraverso i vetri della finestra, lei vede lui, in qualche modo entrambi trovano un escamotage per trovarsi alla fontana. Lui esce per fumare una sigaretta e si accende la sua sigaretta guardando e pensando all'infinito, lei scende dalle scale, la scusa che trova è cambiare l'acqua ai fiori che aveva sul tavolino nella sua camera, si scambiano delle occhiate, lui prende il coraggio e esce con un bonjour, che è appunto il titolo di quest'opera, lei risponde abbastanza emozionata e complice con il suo bonjour,
dopodiché rimette i fiori nel suo vaso, torna al piano superiore e la scena ricomincia. Quindi ogni 3 minuti, per tutta la durata dell'apertura della mostra, c'è questa routine in cui c'è questo continuo incontro, questo continuo scambiarsi un cenno di saluto, ma non si può mai sapere, non si può mai immaginare che cosa succederà oltre. Il tema quindi di questa installazione, di questa, che è un'opera che sfugge un po' tutte le categorizzazioni, e per questo mi interessava anche come curatore, perché è una installazione definibile anche scultura, definibile anche performance, come abbiamo detto, definibile anche pezzo di teatro, però proprio questo rifuggire le categorizzazioni è quello che ci interessava, e questo continuo loop, questo desiderio di ribadire come anche fare una routine di 3 minuti comunque non può essere copiare quello che è appena successo, e questi attori ovviamente performando un pezzo di teatro di 3 minuti per 8 ore al giorno non potevano mai farlo uguale, e ogni ripetizione, come si accorgeva il pubblico stranito dopo 3 minuti, quando tutto questo ricominciava, e dopo magari 2 volte capire che era entrato in un meccanismo di continuo ritorno, ma anche di legittimazione e sublimazione del contenuto che stava vedendo, era entrato proprio nell'idea dell'artista. Appunto l'artista islandese Ragnar Kjartansson, che aveva pensato quest'opera proprio anche sul concetto di ripetitività dell'amore. Kierkegaard parla del fatto che il vero amore è solo quello ripetuto ogni giorno, e in questo caso questa eterna storia d'amore che non può mai sbocciare, non può mai sviluppare, era quella che per lui faceva emergere più quest'idea di loop, quest'idea di rito, continuo ritorno. Questa breve excursus su 2 lavori completamente diversi, completamente distanti nel tempo e nello spazio, quello di Imponderabilia di Marina Abramović-Eulai e quello Bonjour di Ragnar Kjartansson, li ho scelti per dare un po' un taglio anche trans-temporale su un'attenzione che questa istituzione e questo museo hanno sempre fornito nella sperimentazione nell'ambito della produzione visiva, e quindi anche dei limiti che stanno tra una performance e un pezzo di teatro e le possibilità varie del museo. Qui vedete un'altra immagine di Bonjour allestita negli spazi del Mambo, ma volevo brevemente parlarvi, come visto l'ambito in cui si svolge questo webinar, delle attività didattiche del museo. Tenete conto, sarò molto veloce, che il Dipartimento Educativo del Mambo è stato uno dei primi dipartimenti educativi nei musei italiani, è partito all'inizio degli anni 90, quando ancora i dipartimenti educativi dei musei non erano stati stabilizzati come li conosciamo adesso. Infatti solo il Castello di Rivoli vicino a Torino aveva già un dipartimento educativo. Il Mambo fu, e la Galleria d'Arte Moderna di Bologna fu il secondo museo a dedicare un intero dipartimento non solo alla produzione di laboratori, di contenuti per la didattica, ma soprattutto nel sviluppo di strategie educative, di possibili percorsi educativi all'interno dei musei, a partire dalle mostre e dalle collezioni. Questa continua attenzione, questo voler dedicare molto spazio alla didattica museale continua ancora oggi, e è stata anche una delle attività più importanti che abbiamo messo in campo in quest'ultimo anno, in questo anno in cui ipoteticamente era impossibile svolgere attività didattica, in quanto le scuole sono state chiuse per moltissimo tempo e le uscite didattiche sono state frenate, sono state anche vietate proprio da decreto per l'anno scolastico. E cosa è stato fatto? Il Dipartimento Educativo del Mambo ha sviluppato delle strategie diverse, che vanno da iniziative ovviamente online, come i 2 minuti di Mambo, che erano dei brevi video che trovate sul canale YouTube del Mambo, in cui anche le colleghe del Dipartimento Educativo in questi brevi pillole di 2 minuti davano le istruzioni per possibili laboratori da svolgere a casa, a partire da temi della collezione permanente del Mambo e con materiali scaricabili dal sito del museo, fino a molte importanti attività che sono state svolte durante
durante la pandemia, come i laboratori online e soprattutto alcune iniziative che erano, a metà tra sperimentazioni e presa d'atto di quello che stava succedendo nella realtà. Quindi in un momento in cui tutti i decreti ribadevano che non si poteva andare in giro, non si poteva fare niente, l'unica cosa che era sempre garantita era l'asporto, il Dipartimento Educativo del Mambo ha proposto questo laboratorio che si intitolava Mambo d'Asporto. Quindi queste bag di carta che venivano riempite dei materiali per svolgere un laboratorio, sempre a partire dai temi del museo, direttamente a casa dalle persone che venendo al Mambo potevano ritirare il loro kit. Oppure un'altra iniziativa che ha avuto grandissimo successo è stata quella delle favole al telefono. Ricorreva quest'anno un importante anniversario di Gianni Rodari e hanno preso spunto da questo anniversario proponendo questo format delle favole al telefono. In pratica le scuole e anche i singoli che si prenotavano ricevevano al pomeriggio una telefonata da uno degli educatori del Dipartimento Educativo del Mambo e a partire da un'opera della collezione permanente sviluppavano una narrazione condivisa, una favola. Ovviamente sono a disposizione per approfondire i temi della didattica museale, ma il tempo a mia disposizione è terminato, per cui lascerei la parola, ancora ringraziando e stando a disposizione per le vostre domande, al professor Franco Aranci. Buongiorno a tutti, so che ad ascoltare questa lezione, questa conferenza, ci saranno anche gli studenti ed è a loro che rivolgo un caro saluto e un augurio di buon anno scolastico. Naturalmente saluto tutti quanti i colleghi. Il tema che è stato offerto dal professor De Pascale è meraviglioso, ma difficilissimo. Tutta l'arte è contemporanea. E io però vorrei, oltre che onorare l'argomento, il titolo di questa conferenza, come è stato richiesto, vorrei anche naturalmente fare riferimento a quanto ha detto nella conferenza precedente il direttore del Mambo, dottor Balbi, il quale ha puntato molto sulla performance, naturalmente, poi concentrandosi su alcune artiste, poi in modo particolare, di rilievo storico. Voglio onorare il tema, tutta l'arte contemporanea, e porci una domanda. È proprio vero che sia così? Approfitto anche naturalmente del fatto che colui che ha parlato prima di me, il professor Balbi, direttore del Museo Mambo di Bologna, ha centrato e concentrato la sua attenzione su un tema particolare che è la performance. E quindi dovrò ovviamente cercare di far coincidere o comunque mettere in relazione queste due opportunità. Il tema di De Pascale e la conferenza di Balbi. Ma vorrei anche inoltre approfittare delle webinar precedenti che abbiamo fatto, a cui farò brevissimamente riferimento e possiamo cominciare con la prima immagine. Stiamo vedendo l'opera di un artista a me particolarmente caro, Maurizio Nannucci, che fu forse uno dei primi artisti ad occuparsi di questa interessante invenzione di usare il neon per lanciare dei messaggi di carattere concettuale. Noi vediamo questa frase proprio in grande evidenza, un grande neon all'interno del portico del Museo dell'Antichità, il Altes Museum di Berlino. Dice: "All art has been contemporary", tutta l'arte è contemporanea. Ma andiamo avanti. La cosa interessante è che questa scritta compare proprio esattamente là dove questo museo esempla, conserva ed espone i capolavori dell'antichità. Allora la domanda subito è questa: quale audacia, quale provocazione dire che è tutto contemporaneo, anche un'opera di arte tardo antica o addirittura greca, classica o addirittura prima ancora greco arcaico o addirittura persiana. Allora, che cos'è che rende l'arte, secondo questa definizione,
sempre contemporanea? Ahimè, siamo proprio sicuri che sia così. Che cos'è che rende l'arte allora vincente sul tempo, fuori del tempo? La bellezza. È la bellezza che è la caratteristica che rende l'opera tale, l'opera d'arte tale in quanto scardina il tempo. Supera il tempo, diventa immortale, bella ovunque, sempre. Ma è proprio così? No, non è così assolutamente. Perché l'arte e l'opera d'arte nascono in un luogo, in uno spazio e in un tempo particolari. Né uno spazio, un luogo precedente, né un tempo precedente o posteriore. Ogni opera d'arte appartiene alla sua epoca. Ma il problema della bellezza è assolutamente avvincente, ma la lezione più facile, cari studenti, parlo per voi perché i miei colleghi docenti sanno benissimo, dire che un'opera è bella, come dicevamo nel primo webinar, che vi invito ad andare a vedere, è troppo facile. Quando è che un'opera è bella? Io credo che proprio l'artista a cui Balbi ha fatto riferimento, Marina Abramovic, che io ho presentato in una mostra molto importante che era intitolata Oltre il corpo, corpi della mutazione, ancora nel 95, è esemplare per cercare di farci capire qual è la coscienza che ha l'artista della fragilità, della relatività del concetto di bellezza. Vediamo la prossima immagine. Avrei voluto farne un film, ma so che la complessità poi di questi webinar è tale che me l'ha impedito. Io sono proprietario della copia originale di questa performance di Marina Abramovic, che adesso però vi racconto. Dura 40 minuti, 50 minuti, e comincia con una visione sfocatissima, nebbiosa, di Marina Abramovic sullo sfondo, ma sentiamo sempre più evidente una frase che comincia ossessivamente a ripetersi, mentre si mette a fuoco lentissimamente l'immagine di Marina completamente nuda e contemporaneamente lo zoom della cinepresa si avvicina verso di lei, che vediamo rabbiosamente cercare di pettinarsi, prima mormorando e poi alla fine urlando alla fine dei 50 minuti e parossisticamente la seguente frase: Artist must be beautiful. Art must be beautiful. Art must be beautiful. L'arte deve essere bella, l'artista deve essere bello. E così dicendo, fustiga se stessa con una spazzola di ferro fino a farsi male. Ma l'operazione di Marina è ancora un'operazione antica, legata a una concezione della presenza dell'artista come corpo d'arte in tutta la sua esistenzialità, in tutta la sua fisicità, quando negli decenni seguenti l'operazione dell'artista su se stesso diventerà sempre più complicata, mettendo in essere delle perplessità. Siamo veramente corpi artistici? L'opera seguente, sempre di Marina, comincia a riflettere proprio su questa questione. Dalla questione estetica, Marina, in questa bellissima performance che farà alla Biennale di Venezia del 97, scusatemi, fa una performance terribile. Per 6 ore al giorno, per 4 giorni, nella parte più interna e più profonda della Biennale, immersa in una catasta di ossa piene di resti di carne, con una spazzola e parlando e piangendo e lamentandosi del destino dell'umanità, ovviamente sta facendo riferimento alla tragedia jugoslava, alle spalle vediamo il padre con una pistola e la madre in segno di supplica, sta lavando delle ossa, lava le ossa. Un problema che dall'estetica è diventato improvvisamente etico, morale, politico, perché l'arte è fondamentalmente un'operazione critica. Di ciò Marina è perfettamente consapevole e ci regala una performance disperata e terribile. Ai miei studenti, allora insegnavo in accademia,
avevo posto come di obbligo di passare alcune ore all'interno di questa sotterranea cavità, il cui odore era nauseante, l'odore della morte. Ecco, quando l'artista si scontra con la morte, scoppiano tutte le contraddizioni. Questo odore di morte, sapete, usciva dal padiglione centrale, invadeva quasi tutti gli spazi di questo grandissimo giardino in cui ci sono tutti i padiglioni extraterritoriali di tutte le nazioni che partecipano alla Biennale, ed era impossibile resistere. Quindi la Biennale, improntata alla bellezza, era offuscata, è vero, era disperatamente ricondotta alla verità, che la verità è quella, naturalmente, del confronto tra la vita e la morte. Ma per comprendere questo, io ricorrerei ad un altro concetto, andiamo oltre, e cioè che non tutta l'arte è contemporanea, ma tutta l'arte è concettuale. Vale a dire che, seguiamo un'altra immagine, che è visibile solo l'oggetto che si situa all'interno della teoria che lo studia. Capisco che per uno studente forse questo concetto è difficile, cerco di spiegarlo. L'avevo già anticipato nella prima conferenza. Di fronte ad un'opera, per capire se essa sia, diciamo, anche bella in fin dei conti, quale atteggiamento dobbiamo avere? Quali sono gli strumenti che ci permettono di fare un'affermazione del genere? Non è il sensorio, il gusto, ma la conoscenza, il sapere, cioè il sapere di chi è l'opera, sapere quando è stata fatta, sapere che cosa significa, cioè il suo contenuto, e sapere come viene fatta, cioè il suo significante. Quindi occorre uno studio per comprendere l'opera, e solo lo studio, una disciplina, ed è per quello che voi siete a scuola, cari studenti, vi permetterà di, alla fine, poter elaborare un concetto di gradimento. Vi piace in quanto sapete il suo valore. Andiamo avanti. Voi pensate di poter definire bello Giotto senza sapere qual è la grandissima rivoluzione di Giotto? Qui vediamo un'opera singolare, La cacciata di Gioacchino nella Cappella degli Scrovegni. Ma sapete qual è l'incredibile novità di Giotto? Naturalmente che Vasari dichiara essere colui che inizia l'arte moderna, così come vedete a destra un'opera di Michelangelo, sarà Michelangelo a concluderla, rendendo, secondo Vasari, che scrive alla metà del Cinquecento, contemporaneo, penso che di Michelangelo, che Michelangelo sarà insuperabile. Torniamo a Giotto. Che cosa caratterizza quest'opera di Giotto? Qual è la bellezza di quest'opera di Giotto? Vabbè, la messa in forma, in senso generico, ma sapete qual è il segreto che vi rivelo? È che Giotto non sta inserendo delle figure in un'ambientazione irreale. No, sta inserendo delle figure all'interno di uno spazio ambientale, di un teatrino vero, che è esattamente il teatrino di queste scene religiose che si stavano facendo, si stavano presentando proprio davanti alla Cappella degli Scrovegni, in queste logiche meravigliose della religione, per cui bisognava assolutamente teatralizzare tutto il racconto, naturalmente biblico ed evangelico. Quindi Giotto sta veramente documentando, vero, una maquette, una scenografia reale, e questa è l'invenzione. Ma se non sai questo, ti poni veramente di fronte ad una grande enigma. A destra, Michelangelo. Qual è l'invenzione di Michelangelo? Non è solo naturalmente questa gigantesca operazione che fa nella Cappella Sistina, ma il fatto che sta dipingendo nella Cappella Sistina con una tecnica e un'invenzione rivoluzionaria che fonda veramente l'arte moderna e contemporanea. E qual è l'invenzione? L'invenzione è usare per la prima volta, in senso assoluto, un colore che non appartiene alla natura. Dove vedete voi dei verdi gialli cangianti di quel tipo? Dico cangianti perché, come vedete, hanno delle logiche sfumate molto particolari, che nella natura non esistono. Michelangelo inventa un colore che non esiste. Voi sapete, quando è stata fatta la grande restauro della Cappella Sistina, si sono levate grida di offesa: Michelangelo è morto, l'avete distrutto, perché prima il colore che si vedeva offuscato, naturalmente,
dal tempo, era un colore assolutamente opaco, spento e forse anche nel suo modo di dire, nel suo modo di essere, anche forse armonico, senza contrasti. Quando scoppia invece Michelangelo vero, capiamo tutto. Sapete cosa comprendiamo? Che a leggere, a vedere per primi, naturalmente questa grande rivoluzione, Raffaello, che ne scoppia di dolore perché dice non ci arriverò mai, ma soprattutto i giovani allievi, che sono Pontormo, Rosso Fiorentino, Beccafumi, Giulio Romano, i quali inventano questa nuova maniera di rappresentare il mondo, di raffigurarlo per via artificiale, con colori artificiali. È il manierismo. L'arte contemporanea nasce dal manierismo, non nasce, capite, dagli artisti classici e rinascimentali e stupendi che noi tanto amiamo, ma no, nasce dalla crisi del Rinascimento. Sempre l'arte è critica innanzitutto su se stessa. Proseguiamo per capire quanto importante è sapere. Che cosa significa una teoria e una conoscenza dell'opera? Questo è un gesto, cari studenti, che fa un artista straordinario, uno degli artisti più importanti che abbiamo avuto in Italia, che inaugura l'avanguardia italiana negli anni subito dopo la guerra. Si chiama Lucio Fontana. Qual è il gesto che lo caratterizza? Proprio si chiama un gesto, oltre che un'opera, un taglio con il bisturi sulla tela. Ma questo taglio si può spiegare, si può comprendere solo se si sa che cos'è il timing. Cosa vuol dire timing? In inglese significa occasione, momento particolare. Qual è il momento particolare? Sapete, dobbiamo rifarci un attimo ai giapponesi. Il timing è contrapposto al concetto di time, cioè di tempo. Il tempo, né come time, è il tempo normale con cui si fanno opere d'arte di tipo generico. Il timing è il tempo, l'occasione, quel punto momentaneo in cui il grande artista Zen, il grande artista giapponese, che è un grande calligrafo, sente di poter utilizzare per fare la sua opera. Lui è lì, fermo davanti alla sua carta assorbente, con un gesto rapidissimo prende il pennello in tinta di china e con un gesto velocissimo lascia il suo segno. Solo in quel momento. Lui capisce che in quel momento è giusto per fare quell'opera. Se non capiamo questa teoria filosofica, che qui ho semplificato in maniera molto banale, mi scusino i colleghi, non possiamo comprendere questo concetto spaziale di Lucio Fontana. Cioè, lo spazio è questa dimensione del timing. Entriamo nello spazio attraverso uno shining, una brillanza, una improvvisa scoperta che con un taglio rompiamo il tempo e con il tempo, ovviamente essendo adesso collegato, anche lo spazio. Andiamo oltre. Tutta l'arte contemporanea, ritorniamo a questo tema. Sviluppiamo questo concetto. Tutta l'arte contemporanea significa che in realtà gli artisti, tra loro distantissimi di tempo, hanno delle intuizioni. Ciò non vuol dire che l'arte contemporanea. Osserviamo queste due immagini che io pongo a confronto ed è anche nel mio libro, naturalmente. A sinistra dovete guardarlo con molta attenzione. Il dorso, la gobba, diciamo, del bisonte, vedete, segue l'andamento della roccia, di un rilievo di roccia. Che cosa è successo? Che l'ignoto artista preistorico di 36.000 anni fa, alla luce fievole della sua fiaccola, della sua torcia, mentre cammina nella profondità di questa caverna, si accorge che sulla roccia c'è un rilievo che si presta meravigliosamente a diventare il dorso di un bisonte. Non fa altro che aggiungerci un segno nero e il bisonte è fatto. Ma pensate che 36.000 anni dopo, Pablo Picasso fa un'operazione del tutto simile. Trova, leggenda dice naturalmente, trova in un posto dove ci sono delle immondezze, naturalmente, no? Due oggetti tra loro distanti, il resto di una bicicletta, il manubrio, il resto di un'altra bicicletta, un sellino. E immediatamente comprende come mettendoli insieme, accostandoli, li fa diventare una testa di toro. Sono analoghe queste due opere? No, non sono analoghe.
ma è analoga alla potenza di intuizione che ha l'artista da sempre. Ricordiamoci che Picasso diceva che dopo l'arte rupestre è difficile fare ancora arte. Era naturalmente una battuta, ma ti faceva capire come Picasso, da genio quale era, da genio dell'arte, avesse compreso come anche i suoi antenati artisti erano simili a lui nel comprendere segreti del mondo. Andiamo oltre. L'arte contemporanea anche significa questo. Come dicevamo all'inizio, non puoi spiegare, comprendere questo capolavoro di Policleto, che è il Doriforo, che qui vediamo in una copia romana, in realtà in bronzo, vero, l'originale, se non sappiamo nulla dell'Atene del V secolo, se non sappiamo nulla dell'Acropoli, se non sappiamo nulla di Pericle, se non sappiamo nulla naturalmente di questa cultura gigantesca del classico che fonda dei principi mortali. Ecco qui, ad esempio, l'esempio di una concatenazione necessaria e obbligatoria per comprendere l'Acropoli attraverso le arti di tipo figurativo che vi si conservano, ma le arti figurative, come questa scultura, attraverso la forma urbis, la forma della città, la forma del territorio e soprattutto la forma della politica. Andiamo avanti, a tentare di mettere insieme le cose tra loro disparate per cercare di comprendere come vi siano dei fili, delle risonanze, è stato un grandissimo studioso, Abi Warburg, che fonda una scuola da cui nasceranno i più grandi poi studiosi di arte come Sachs, Gombrich e tanti altri. Questa scuola diventerà, si chiamerà Abi Warburg Institute. Noi vediamo qui una delle tante pagine di questo Atlante. È un Atlante fatto di molte, molte pagine sulle quali a Warburg incolla ritagli anche di giornali, tutto quello che trova, legati da qualche cosa di simile. Che cosa era questa similianza? È una somiglianza di carattere talvolta puramente formale, talvolta di tipo contenutistico. È possibile continuare a trovare risonanze? Guardiamo l'immagine seguente, che avrebbe fatto tantissimo piacere ad Abi Warburg. Ancora una volta, la preistoria e la contemporaneità. In questo caso si tratta proprio di un furto, perché la Walt Disney Company, vero, ha copiato proprio integralmente i profili di queste leonesse in caccia di 30.000 anni or sono. Qui allora non si parla più naturalmente di analogie e di identità e di intuizioni simili, qui si parla precisamente di furti, ma è un furto colto, è un furto assolutamente straordinario che ci permette di capire come l'arte di ogni tempo continua a riverberare, continua a dare, continua a influenzare ancora oggi. Ma a me quello che interessa ancora di più è il tema precedente che avevamo prima sollevato. Vediamo la terz'ultima immagine, la prossima per cortesia, ecco. Ci sono due immagini di due donne sdraiate, vero? Con il braccio sotto la testa, con le gambe un po' divaricate, un braccio disteso, ma la cosa incredibile è questa. C'è che cos'è? Rende analoga, simile, diciamo, alla figura di sdraiata di 15.000 anni fa e questa immagine di Angelica dipinta da Paolo Rubens. Non certamente la forma, non certamente lo stile, ma una scoperta incredibile. Qual è il soggetto di queste due opere? La femminilità, il femminino. Ecco la categoria che è all'interno delle due opere. Non tanto la forma, quanto il fatto che ambedue questi artisti così distanti per finalità, per obiettivi, per tempi e per spazi, hanno colto che il corpo umano, in questo caso il corpo femminile, assume degli atteggiamenti, delle posture che sono eterne. Andiamo oltre. Per riprendere i discorsi che abbiamo fatto all'inizio, Marina Abramovic fa un'operazione assolutamente importante che a noi permette di fare un grande salto in avanti. Fa
questa performance si chiama Imponderabilia, è stata curata da Renato Barilli del lontano 1977. Pone all'interno del varco di una porta due corpi nudi. Sono gli stessi artisti che lavoravano in coppia, allora si lasceranno moltissimi anni dopo, andando ognuno per la propria strada, la Marina diventando sempre più importante rispetto ad Ulay, Marina da una parte, Ulay dall'altra. E lo spettatore deve passare attraverso questi due corpi nudi, il maschio e la femmina. Che sessualità ha lo spettatore che passa in mezzo tra un maschio e una femmina nudi? Una neutralità forzata, decide la sua neutralità, passa attraverso, tra l'altro vediamo passare in questo momento, ho scelto un'immagine molto importante per me, perché vi passa accanto, in mezzo, Franco Vaccari, uno dei più grandi artisti italiani che ha rivoluzionato completamente la fotografia, facendo un'opera di questo tipo. Invece che fare fotografie, pone all'interno di una famosissima biennale una macchina di quelle automatiche, sapete che servono a fare le fotografie tessere. E ha lasciato agli spettatori di farsi le proprie immagini e di attaccarle alla parete. Si riempiranno tutte e quattro le pareti di questa stanza immensa di migliaia e migliaia di foto che saranno raccolte in un libro. E il personaggio è lo spettatore stesso a diventare attore. Ma attenzione, che cosa ci dice questa immagine di Marina e di Ulay affrontati? Che lì sono ancora due corpi umani. Ma oggi ad affrontarsi sullo stipite, sulla soglia della storia e del presente, non ci sono più due corpi umani. C'è un corpo umano e un corpo mutato, un corpo mutageno. Vediamo a destra uno dei miei artisti, Marcellin Antunes Roca, che in una biennale che feci appunto nel lontano 95, oltre alla scultura, Corpi della Mutazione, vero? È lì legato a una serie di terminali elettrici che vengono comandati da qualsiasi computer del resto del mondo, che lo muovono, che ne muovono i muscoli, che lo agiscono, che lo rendono naturalmente un corpo oggetto. Andiamo oltre. Forse l'artista più importante ancora, naturalmente, per capire la mutazione che è avvenuta nell'ambito delle performance a cui facevo riferimento. Il dottor Balbi è Stelarch, è un artista di nascita greca, cipriota per l'esattezza, che ha fatto delle performance importantissime, che io forse tra i primi ho portato in Italia. Il suo corpo è completamente collegato a elementi esterni e si presta a esperimenti estremi. Per dimostrare che il corpo umano ormai, come dice lui, è obsoleto. Dobbiamo introdurre nel corpo umano quote parti di artificio per renderlo competitivo. Vera o giusta che sia questa ipotesi, attenzione, essa era stata dal punto di vista scientifico anticipata e comunque poi commentata in una rivista prestigiosa che è Wired. Il cui titolo di copertina nasce da un articolo: Perché il futuro non ha più bisogno di noi? In questo articolo che ha dato uno scalpore terribile e che vi lascio come riflessione, si dice che le tecnologie avanzate hanno soppiantato la scienza e che le scienze più distruttive del nostro tempo, la nanotecnologia, la robotica e quant'altro, sono diventate distruttive. L'uomo rischia di sparire se non ritrova la sua biologia, la sua umanità. I tempi che viviamo oggi sono proprio questi della dimostrazione della fine della scienza, ovvero di una scienza messa al servizio del capitale industriale, finanziario, che produce naturalmente tecniche salutistiche, tecniche di salute, tecniche che sono naturalmente medicinali, che sono naturalmente vaccini, i quali non liberalizzati. Dimostrano che non la scienza, vale a dire questa teoria che mette al primo posto la salvezza dell'uomo, la sua salute e il suo futuro, è soppiantata da una tecnologia e da una tecnica che è fondamentalmente economico-finanziaria. Ultima slide con cui voglio lasciare, partendo per un lungo viaggio con cui idealmente chiudo anche il mio libro, è questo, del viaggio in cui noi. Siamo
siamo necessariamente condotti a fare prima o poi, probabilmente lasciando il nostro pianeta, ci porteremo via tutto ciò che l'uomo ha prodotto, ma ce lo porteremo via in maniera virtuale. E io immagino che di questa specie di protezione che ha l'astronauta siano, sì, riproduca ciò che lui in quel momento, mentre viaggia, sta vedendo sul plotter, sul display davanti a sé, sulla plancia di comando della sua nave spaziale. Che cosa si sta portando via questo uomo del futuro? Si sta portando via l'arte? No, si sta portando via l'enigma che è l'arte. E non a caso io scelgo una delle opere più importanti che è stata realizzata da Velázquez nel 600, che è la Damigella d'Onore, ancora oggi di difficile interpretazione, a cui io do una mia soluzione nel mio libro, ed è questo il messaggio con cui vi lascio. Questa opera diventa per noi contemporanea solo in quanto ancora difficilmente comprensibile e quindi oggetto di uno studio incessante che non può terminare mai, neppure quando saremo oltre e saremo lanciati in spazi diversi. Cari studenti, cari colleghi, scusate se ho detto delle cose che a voi sono note, ma che forse agli studenti potranno in qualche maniera interessare. Grazie e arrivederci. Eccoci, siamo arrivati insieme alla fine del video, ci sono tante suggestioni, tante domande da parte del pubblico, credo che approfitteremo fino all'ultimo del tempo a disposizione, abbiamo ancora una ventina di minuti, quindi vi ricordo come potete fare le domande, nel lato destro della vostra interfaccia trovate un tondino con un punto di domanda, cliccando lì potete scrivere direttamente la vostra domanda che verrà letta direttamente dai nostri relatori. Quindi lanciamo la nostra sigla, diamo il tempo a loro di ricollegarsi, riattivare l'audio e poi partiamo. Partiamo appunto dalle vostre considerazioni. Eccoci, ci siamo. Quindi, professori, professor De Pascale, se vuole cominciare lei. Certamente, benissimo. Intanto grazie ancora ai nostri relatori per queste due magnifiche lezioni che ci hanno introdotto con angolazioni diverse, ma in modo altrettanto interessante a questi temi che così ci stanno a cuore, l'arte contemporanea. Io avrei subito una domanda da fare all'amico Lorenzo Balbi ed è questa. Abbiamo parlato di performance arte, non a caso abbiamo scelto questa tra le tante possibilità che avevamo, cioè il linguaggio che a noi oggi pare il più attuale. E lo dimostra il grande interesse che suscita fra i giovani. Penso anche ad alcune recenti affermazioni di questo linguaggio. Non lo so, il Leone d'Oro, Dan Imhoff per il padiglione tedesco alla Biennale di Venezia. Penso alla reintroduzione di sezioni specifiche sulla performance art nelle fiere d'arte, a Documenta Kassel. Quindi è chiaro che c'è una grande ripresa di questo tipo di esperienze e di linguaggio. Mi piacerebbe sapere da Lorenzo cosa pensa, come spiega questo ritorno di interesse. Spesso questa esperienza, questa sperimentazione, tenuto conto di quanto sia cambiato il quadro. E cioè, l'esperienza bolognese, quella di cui tu hai parlato, risale ormai a 45 anni fa. Erano anni diversi, tra l'altro il 77, quindi anno di contestazione, in cui si parlava molto di politica, il corpo, il privato e il pubblico. Oggi siamo in un contesto completamente diverso, però l'attenzione a questi temi, ai temi della corporeità, per esempio, sono estremamente interessanti per i giovani di oggi. Tu come vedi questa situazione dal tuo punto di vista di direttore di museo che è quindi a contatto stretto con gli artisti? Innanzitutto, beh, grazie. Sicuramente, questo è un fenomeno ricorrente. Io credo che più che un'attenzione particolare al medium performance in sé sia, come cercavo un po' di evidenziare in questa mezz'ora di tempo che avevo a disposizione, più che altro un metodo di interrogare la questione e la compartimentazione tra i differenti media dell'arte contemporanea. Perché tu hai citato Anne Imhoff, ma sicuramente sono molti altri, te, anche gli artisti che se ne occupano e che rifuggono un po' dal termine performance. Penso ad esempio a Tino Segale, che fa di questo una sua bandiera. Quelle che lui mette in scena sono, come lui stesso le definisce, azioni.
Quindi mettendo in questione l'essenza stessa dell'opera che stiamo vedendo, come può essere ancora oggi questionato la compartimentazione tra i differenti medium. Quindi io penso che più che altro sia questo l'interesse di questa ricorrenza, di questa attenzione che hanno le attività performative, soprattutto nell'intreccio. Io ho citato, ho voluto citare Ragnar Kjartansson anche per questo, perché un'opera come quella di Ragnar Kjartansson, benché possa essere avvicinata anche a un linguaggio performativo e quindi all'uso e alla necessità di avere dei corpi viventi, degli attori, dei performer che performino, è comunque anche un'installazione, un pezzo di teatro, un pezzo di musica, una scultura addirittura. Per cui l'interesse che io trovo come curatore, più che come direttore di museo, è proprio rivolto agli artisti che ancora oggi trovano interessante sperimentare le possibilità che la produzione visiva ci dà. E in questo mondo, con le tecnologie, con l'accesso alle immagini che abbiamo, come giustamente dicevi tu, nel 77 era un discorso anche di rivoluzione, di utilizzare mezzi che potessero dare visibilità a una contestazione. Il giugno 77, il momento in cui Marina Abramovic e Ulaes mettono sulla soglia della Galleria d'Arte Moderna, sono passati solo 4-5 mesi dai famosi scontri con l'esercito per le strade di Bologna, per cui è un momento molto particolare. Oggi sicuramente si recupera questa attenzione all'uso del corpo, questa attenzione all'utilizzo dei medium artistici come mezzo di espressione, come mezzo di sperimentazione, ma con una coscienza del visivo completamente diversa. In una società in cui siamo bombardati da immagini, siamo bombardati dalla volontà di esperire qualcosa all'interno degli spazi espositivi, diventa fondamentale per gli artisti, che sono sempre stati, come brillantemente il professor Franca Lancia ha illustrato nella sua lezione, sono sempre stati i primi a mettersi in gioco con le regole del gioco. Tutti gli artisti sono stati contemporanei nel momento in cui hanno creato le loro opere, e lo hanno fatto sfruttando quello che più avevano a disposizione. Quello che c'è a disposizione adesso è una società dell'immagine in cui l'accesso alle immagini, l'accesso alle informazioni è estremamente vivo, e la volontà di esperire, di entrare in un museo, di approcciarsi a un'opera d'arte sperimentando, entrando fisicamente in contatto con quell'opera, con quell'azione, è sicuramente una necessità primaria. E gli artisti, che sono come delle antenne, sono come i primi ricettori di queste istanze della contemporaneità, non possono che tradurlo nelle loro opere. Per cui, più che un ritorno, diciamo, all'attenzione alla performance, secondo me una volontà degli artisti di tradurre in opera, di tradurre in linguaggi artistici una istanza che è propria della nostra contemporaneità, quello di voler fruire di esperienze nuove, di farle in prima persona e di poterlo fare con degli strumenti estremamente efficaci e veloci. Sì, evidentemente messi in crisi poi dalla contingenza oggi, della pandemia, che forse ribalterà di nuovo tutto quanto, chi lo sa. Questo è un tema interessante. Molto spesso viene fatta questa domanda, cioè cosa ci aspetta? Ecco, io non ho ovviamente la sfera di cristallo, quindi non so dare questa risposta, né tantomeno sono un artista. Quello che posso prevedere umilmente è che la nuova frontiera nella sperimentazione artistica sarà proprio questa nuova modalità di ingaggio dei pubblici. Sicuramente cominceremo a ragionare su un'arte o su una società, su una contemporaneità pre e dopo pandemia, e sicuramente l'arte post pandemia sarà un'arte in cui l'approccio, l'ingaggio tra il pubblico e l'opera d'arte sarà un ingaggio virato dalle nuove consuetudini di ingaggio nello spazio pubblico e nella relazione tra pubblico e opera. Quindi proprio in questi giorni stiamo montando una nuova opera, una nuova mostra qui al Mambo, che speriamo di poter aprire al pubblico fra 2 settimane. Ci rendiamo conto, e l'artista indaga proprio questo aspetto della sicurezza nello spazio espositivo, che ci sono nuove modalità. Il pubblico, gioco forza, che verrà nel nostro spazio dovrà avere degli atteggiamenti diversi, e quindi come curatore interessato alla emergenza in ambito contemporaneo non posso che essere interessato a chi già metta nelle proprie opere questo come tema. Certo, benissimo, molto chiaro. Professor Franca Lanci, riguardo a questi temi e riguardo soprattutto al corso di storia dell'arte che lei ha così ben composto, so che lei ha dato molto spazio e molta importanza proprio al contemporaneo, non soltanto nell'ultimo volume, come avviene tradizionalmente, ma disseminando appunto diverse tracce lungo tutto il percorso dell'opera.
Ma in particolare nel quinto volume, so che ci sono anche delle novità che lei ha introdotto, dei tagli piuttosto inusuali, inconsueti, con cui propone il materiale che riguarda appunto il Novecento in particolare. Ci vuole dire qualche cosa su come è impostato, anche cercando di attirare l'attenzione dei ragazzi che, come segnala qualche domanda nella nostra chat, fanno fatica a misurarsi con queste tematiche. Se l'arte contemporanea è quella che ci deve orientare, com'è che è così difficile proporre ai giovani? Questa è una delle domande che è arrivata e che io giro subito a lei. Aiuto. Ma io credo che si possa affrontare il tempo recente. Che cosa intendo per tempo recente? Capisci, De Pascale, cari studenti, il tempo è accelerato talmente velocemente che quello di cui sto per dire sarà superato già tra pochi istanti. Noi non viviamo la contemporaneità, non ce la facciamo a vivere degli spazi, dei tempi che si fissino. Dagli anni 80 e 90 sono successe tali e tante avventure nella produzione, intendo produzione in senso culturale generale, forma della città, forma dell'architettura, forma dell'ingegneria, forma del design, ma così avventurose, così lanciate in avanti, che hanno lasciato un pochino indietro l'avventura dell'arte stricto senso, intesa veramente come ancora opera tradizionale. Le ultime arti sono troppo avanzate per essere contemplate all'interno della contemporaneità, fanno parte del luogo dell'artificiale, non più del naturale. Le ultime pagine del libro riguardano appunto l'arte di inizio millennio che sono dominate digitalizzazione, dall'avventura informatica con artisti del tutto nuovi, del tutto particolari. Vi racconto un episodio che mi è successo ad Ars Electronica. Ars Electronica è uno dei luoghi più importanti di incontro tra le arti e le scienze, tra i grandi laboratori scientifici del mondo, tra cui l'MIT di Boston, eccetera, che sotto forma, diciamo, estetica espongono, presentano i loro raggiungimenti, che noi assumiamo dal punto di vista formale, estetico, a meno che non siamo anche noi addetti, insomma, del mestiere, come si dice. Vedo un'opera straordinaria, un paio di anni fa, incredibile. Voglio conoscere l'artista, chiamiamolo così, l'espositore. È un ragazzo che ha 19-20 anni. Lui rimane sbigottito dal fatto che io rimango estasiato di fronte a questo enorme, gigantesco display interattivo e dove avvengono delle cose che non mi sto a raccontare, troppo complicate. E lui, quando io manifesto così prima il mio stupore, poi la mia ammirazione, poi il mio applauso, con un fare piuttosto nervoso, estrae il computer, apre il display e mi fa vedere una cascata di algoritmi che si inseguono velocissimamente. Fate conto di vedere quella famosa scena di Matrix. E lui mi dice: questo è bello, non quello. Quello è il fatto residuale. Quello è ciò che rimane, di cui mi interessa poco, ma è questo calcolo, è questa l'invenzione, è questa la nuova, virgolette, arte, chiuse virgolette. Per rispondere poi alla tua domanda, che è un pochino più ampia. Con la fine degli anni 70 sono finite le avanguardie, si sono sostituiti delle categorie, dei grandi motivi che ho cercato di elencare, che ho elencato per temi, laddove le arti in qualche maniera si riproducono, si producono, continuano a presentarsi. Sono le merci, sono la strada, sono la forma scultorea della grande architettura. Sono cioè nuove avventure che non hanno più nulla a che fare con le poetiche tradizionali. E quindi l'avventura a cui vi invito è quella di un attraversamento di una materia completamente nuova. E quello che mi lascia stupito è che
noi stiamo parlando degli stessi istanti, degli stessi minuti della vita di questi studenti che magari ne vengono privati delle informazioni che riguardano proprio il loro vissuto, ciò che li circonda. E sono studenti che in realtà quando aprono un computer sono infinitamente più, tra virgolette, avanzati nella ricerca, nella intuizione, talvolta di molti di noi. Ecco, e a questi studenti che mi rivolgo in modo particolare nelle ultime pagine del libro, dopo la fine delle cosiddette avanguardie. Che cosa rimane delle avanguardie? Rimane la nostra nostalgia, rimane la loro storia e rimane però un insegno, fondamentalmente il loro insegnamento. È un insegnamento gigantesco che non è sulle forme, come dicevamo nelle mie conferenze, in quelle cose che abbiamo sentito dire anche da Balbino, no, è sui valori, sui significati, sul senso. Le avanguardie ci lasciano tracce di un insegnamento che ha nulla a che fare con la bellezza, lo ripeto per l'ennesima volta, ma ha a che fare con le teorie, ha a che fare con l'importanza di una consapevolezza della vita, dell'esistenza, del rapporto sociale. L'arte oggi ha ancora una funzione, soprattutto se è una funzione non prioritaria, ma è diventata una funzione sociale. Per paradosso, ricordando un personaggio vicino naturalmente a Balbi, scomparso, una delle scomparse più tragiche che è avvenuta nella storia della critica, la Francesca Linovi, che ho conosciuto velocissimamente, non ho fatto tempo per conoscere meglio, l'ho appena stretto, sfiorato la mano. Lei ha portato in Italia la conoscenza del graffitismo, della street art. Ebbene, questa arte che è oggi nelle periferie, nelle città, che le fa rivivere, a parte Banksy, a parte Blue, ma io parlo anche della street art più corrente, quella dei giovani notturni, è una forma d'arte altissima. Forma d'arte altissima, perché è una forma di critica che parte dal basso, è una forma di critica sociale importantissima, con una grande cultura anche scenica e formale, devo dire. Ecco, di tutto ciò parlo nel mio libro. E parlo naturalmente anche della crisi dei grandi sistemi, della fotografia, del video, della televisione, che pur nella loro crisi ancora lasciano dei messaggi importantissimi, ma sempre più rari, perché evidentemente non torna conto a nessuno di fare enormi fatiche per produrre senso. In una società dello spettacolo, come diceva Debord, oggi portata alle massime conseguenze, pochi sono coloro che inseguono il significato e il senso, il valore, ed è perciò che mi rivolgo agli studenti con tantissima preoccupazione, cura e devo dire anche con moltissimo affetto. Io voglio bene a questi studenti che non conosco, così come volevo bene agli studenti che avevo, perché loro sanno delle cose, le sanno a prescindere dal fatto che gliene insegniamo. E io cerco di suggerire loro qualche percorso. Sì, sono perfettamente d'accordo. Aggiungerei, rispondendo ad alcune domande che sono arrivate nel frattempo, per esempio da Marinilde, la quale invece è convinta che i giovani siano interessati all'arte contemporanea, si tratta appunto di educarli. Il suggerimento che anch'io mi sento di dare, dalla mia esperienza, è che è giusto affrontare l'arte contemporanea innanzitutto già dal primo anno del liceo e non aspettare la fine del ciclo. Ci sono molte occasioni, sempre, in tutte le situazioni, per collegarsi anche nelle altre discipline ai temi dell'arte contemporanea. E la seconda cosa che può sembrare scontata è quella di portarli verso l'arte contemporanea, quindi a visitare le biennali, i musei, insomma, là dove l'arte si crea. Possibilmente anche facendo incontrare gli artisti, dal momento che l'arte contemporanea ha anche questo alto vantaggio, se vogliamo, che gli artisti sono ancora vivi e vegeti e si possono creare anche delle occasioni per incontrarli o comunque per ascoltarli a viva voce. Per cui direi che senz'altro anche questo è un consiglio che si può dare. Una docente mi scrive, ma qui mi sorge un dubbio, dice: Adorno sostiene che l'arte al giorno d'oggi o è d'avanguardia o non è. Che ne pensa? Immagino che, non so se si riferisca ad Adorno il filosofo o ad Adorno l'autore del manuale, ma in ogni caso la domanda è questa. L'arte è d'avanguardia o non è? Cosa rispondiamo a questa domanda? Mi pare che lei ha già risposto forse prima, no?
Mi sembra che anche il professor Francalanci abbia risposto sulla fine delle avanguardie. Dipende molto da cosa possiamo intendere per avanguardia. Mi collegherei un po' a quello che stavate discutendo, anch'io stavo leggendo le domande, e toccando due o tre punti, riassumendo insomma ad alcune delle domande. La prima parlava dell'insegnamento dell'arte contemporanea e in generale della storia dell'arte nei nostri percorsi didattici. Io faccio parte del consiglio direttivo di AMACI, l'Associazione dei Musei Italiani di Arte Contemporanea, e questa è una nostra battaglia. Noi ribadiamo con forza, e uso anche questo contesto per ribadirlo ulteriormente, che è impensabile togliere l'insegnamento della storia dell'arte dai percorsi educativi di qualunque genere, soprattutto in Italia, e quindi ribadiamo con forza l'essenzialità, e invece con cognizione di causa diciamo come sia importante arrivare all'arte contemporanea. Alcune volte provocatoriamente diciamo si potrebbe ribaltare e partire forse dall'arte contemporanea, e qui mi collego a quello che stavate dicendo cercando un po' una mia risposta. Io ho fatto storia dell'arte, ho fatto l'università a Ca' Foscari, ho studiato storia dell'arte, e benché mi occupi adesso di storia dell'arte, di arte contemporanea, in università e al liceo non ho mai toccato questi temi. Tutto quello che so sull'arte contemporanea lo so grazie all'esperienza diretta o allo studio personale, o come diceva il professor De Pascale, attraverso le visite, no? Vedere mostre, leggere riviste e la curiosità. Ecco, questo io come direttore di un museo pubblico di arte contemporanea penso non sia possibile, non sia più pensabile. E questa barriera, ecco l'ultima cosa che dico, questa barriera per cui si dice l'arte contemporanea è difficile da capire, forse anche difficile da insegnare, io non penso che possa più valere, perché io mi occupo di arte contemporanea, amo occuparmi di arte contemporanea, proprio per il fatto che l'arte contemporanea fornisce a tutti gli strumenti per potercisi approcciare. L'unica caratteristica che si ha è quella di potersi approcciare a un'opera di arte contemporanea con la voglia di mettersi in discussione, perché trattando gli artisti, come rispondevo alla domanda precedente, del qui e ora, delle urgenze dell'oggi, e facendolo con codici che sono quelli comuni a tutti noi, con le tecnologie, con le suggestioni, con i condizionamenti che sono quelli comuni a tutti noi, questo ci pone sullo stesso livello, come pubblico, come curatore, come artista, come fabbricatore di quell'oggetto, di quell'opera, di quell'istanza, di quell'azione che stiamo vedendo. Quindi l'unica barriera è arrivare con la volontà di mettere in discussione la propria percezione davanti al linguaggio dell'artista. E certe volte questa è una barriera che è difficile, insomma, da valicare, ma è che è anche il bello dell'arte, ed è per quello per cui tutti i programmi educativi che io ho citato brevemente in quella mezz'ora di primo intervento sono programmi essenzialmente costruiti sulla mediazione dei contenuti delle opere, perché l'essenza della divulgazione, l'essenza dell'approccio all'arte contemporanea è proprio il mediare, il trovare posizione, trovare un dialogo tra i vari protagonisti di questa mediazione, che sono appunto l'opera, l'artista, il pubblico e il museo. E quest'opera di mediazione è il compito dei musei, ma penso che sia anche il compito di chi insegna e chi approccia all'arte contemporanea. Certamente, concordo perfettamente. Grazie Lorenzo. Benissimo, il tempo a nostra disposizione sta terminando, per cui lascio la parola appunto di nuovo al professor De Pascale per i saluti finali e poi chiudiamo. Certamente, ringrazio i nostri ospiti, Don Lorenzo, grazie davvero di cuore, è stato utilissimo questo incontro, questo colloquio con te, anche per chiarire alcuni aspetti di carattere proprio operativo, visti e letti dal di dentro, cosa rara, e naturalmente molte grazie al professor Francalanci che ci ha ancora una volta illuminato con delle bellissime suggestioni, riflessioni che sicuramente non mancheranno di essere utili ai docenti che ci hanno ascoltato e agli studenti, speriamo, che ugualmente hanno seguito questa lezione. Grazie a tutti, grazie mille. Grazie a voi.
Benissimo, io mi unisco ai ringraziamenti del professor Pascale, come lui ben sa è un argomento che ci interessa e che ci piace portare nelle scuole, quindi siamo già alla seconda edizione di webinar, io la invito a pensare eventualmente ad una terza e portarci dei nuovi ospiti con delle nuove insomma, idee così interessanti da diffondere. Grazie mille. Grazie a voi, grazie mille, buona serata. E noi andiamoci a vedere quello che è un po' la fine del nostro festival che terminerà proprio domani. Vi consiglio insomma di dare un'occhiata, se non li avete ancora visti, ai percorsi disciplinari. Ce n'è uno anche dedicato proprio all'arte del secondo grado, per cui sono dei percorsi disciplinari che vanno un po' oltre il nostro festival, saranno attivi fino al 30 settembre. Al loro interno troverete tutti i materiali, per cui anche i due webinar precedenti a cui hanno fatto riferimento i nostri relatori li potrete rivedere in forma di video lezione, appunto. Vi daranno poi un attestato cumulativo di 3 per un'ora e mezza, che sono le durate dei nostri 3 appuntamenti, che raggiungono anche il monte ore sufficiente per la certificazione sulla piattaforma ministeriale Sofia. Oltre questi appunto video trovate dei lesson kit, quindi dei pacchetti di attività da poter usare nelle classi, e uno spazio di confronto che appunto rimane aperto fino alla fine dell'estate, sia con gli autori che con i colleghi che si sono iscritti. Vi invito fortemente, insieme ai vostri ragazzi, spero che siano ancora collegati per poter accogliere anche loro questo invito, al webinar conclusivo del nostro festival domani, dedicato alla Giornata Mondiale della Terra. Potrete partecipare voi di nuovo con le vostre classi, sempre con la stessa modalità, quindi diretta su YouTube per i ragazzi e le ragazze, invece piattaforma dedicata per i docenti, anche appunto come oggi, per raccogliere le domande. Qui in studio con me ci saranno Serena Giacomin e Luca Perri, ma ci porteranno davvero a spasso per il mondo, per cui vi potete iscrivere tranquillamente come avete fatto oggi, potrete da lì scaricare anche l'invito per i vostri ragazzi, che dovranno appunto collegarsi sul canale YouTube di Idea Scuola e seguire la diretta lì, quindi sanno già benissimo come funziona. Vi raccomando di nuovo di raccogliere le loro domande, quindi accordarvi con loro sulla modalità, perché sarete poi voi docenti i tramiti per passarle ai nostri relatori. Io vi faccio vedere, ultima cosa, le indicazioni per chiudere il webinar, per cui avete partecipato al webinar in diretta, il sistema verificherà automaticamente che abbiate partecipato per almeno 3/4 del tempo totale e vi manderà via mail la conferma di partecipazione e il ringraziamento di essere stati con noi, che vi rimanda sul sito per compilare un piccolissimo questionario di gradimento e ottenere i materiali che avete visto presentati oggi. Se avete già scoperto il percorso completo dedicato alla storia dell'arte, l'ora e mezza che abbiamo passato insieme oggi verrà calcolata per la generazione del vostro attestato cumulativo. Se invece vi siete iscritti solo a questo appuntamento, otterrete già il vostro attestato per oggi. Ovviamente io vi ho invitato alla Giornata della Terra di domani, ma sul sito festival.deascuola.it trovate il calendario completo, sia degli eventi futuri, sono rimasti in pochi, sia degli eventi passati, quindi già disponibili in registrato da rivedere o magari da utilizzare in piccoli pezzi anche con le vostre classi. Io vi ringrazio di essere stati con noi, mi auguro di rivedervi domani o magari ad un altro appuntamento disciplinare dedicato appunto alla storia dell'arte. Vi ringrazio e vi auguro buona continuazione di giornata.